Ciao a tutti amici e benvenuti in questo video tutorial. Scusate la voce, ma sono veramente raffreddatissimo. Oggi vi insegnerò ad effettuare un semplicissimo fotomontaggio, ma di molto effetto, con il quale potrete stupire tutti i vostri amici. Io sono un appassionato di anime e manga e per questo vi insegnerò ad applicare l'effetto Sharingan sopra un occhio reale. Ora vedremo come si farà. Intanto apriamo il nostro Photoshop ed andiamo ad aprire il file da modificare. Adesso apriamo il file dove è presente lo Sharingan. Vedete, io ne ho già scontornati alcuni. Tutti questi file, se volete, saranno presenti nel mio forum, dove potete tranquillamente scaricarli gratuitamente. Vi chiedo soltanto di lasciare un segno del vostro passaggio e magari di postare i lavori finali che avete realizzato. Oggi per esempio useremo il Mangekyou Sharingan, che è lo Sharingan che mi piace di più sinceramente. Quindi apriamolo. Ora dobbiamo selezionare tutto quanto premendo i tasti sulla tastiera Ctrl A. E dopo dovremo copiare la selezione premendo i tasti Ctrl C. Perfetto. Ora torniamo nel nostro file e dobbiamo incollare ciò che abbiamo copiato. Quindi premeremo sulla tastiera Ctrl V. Perfetto. Lui incollerà il nostro Sharingan su un nuovo livello e noi dovremo usare come metodo di fusione moltiplica. Adesso dobbiamo andare ad adattare il nostro Sharingan sull'occhio, quindi dobbiamo dargli una giusta dimensione. Andiamo su Trasforma, Scala e tenendo premuto il tasto Shift andiamo ad agganciare un angolo e ridimensioniamo il nostro Sharingan. Vedete, in questo modo le proporzioni restano molto invariate. Ok, dobbiamo trovare una giusta dimensione. Vedete, io lascio una leggera sfumatura dell'occhio originale che si intravede. Questo dà un effetto molto più reale. Quindi se volete fatelo anche voi, ma non siete obbligati. Clicchiamo invio. Adesso prendiamo lo strumento gomma ed andiamo a cancellare la pupilla originale dello Sharingan. Così c'è solo quella dell'occhio originale, che è molto più bella e dà un effetto finale molto più vero, vedete? Adesso facciamo un po' di zoom e dobbiamo cancellare la parte che va oltre la palpebra, naturalmente. Prendiamo lo strumento penna e facciamo un primo clic proprio qui, dove lo Sharingan si incrocia con la palpebra. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, facciamo un altro clic più o meno qui e andando su o giù, vedete, possiamo modificare questa linea. La dobbiamo far adattare perfettamente alla curvatura naturale della palpebra, in questo modo. Perfetto. Dopodiché dobbiamo andare semplicemente a chiudere la selezione unendo tutti i punti con il primo creato. Ecco qua. Ora clicchiamo dentro questa selezione con il tasto destro del mouse e clicchiamo su Crea selezione, lasciamo tutto a default e clicchiamo OK. Ora prendiamo lo strumento gomma e cancelliamo la parte che non ci interessa. Dopodiché facciamo selezione inversa ed andiamo a creare un nuovo livello. Ctrl Shift N.
come metodo di fusione mettiamo colore. Ok. Per creare un nuovo livello possiamo anche fare livello, nuovo livello. Vedete? Abbiamo messo colore come metodo di fusione. Prendiamo il pennello, scegliamo comunque una tonalità di rosso che riteniamo opportuna. Io per esempio ho scelto un rosso un po' più scuro per fare l'interno dello Sharingan, vedete? Questi sono i valori. Clicchiamo su ok. A questo punto, con questa selezione invertita, possiamo, vedete, andare a fare la parte superiore senza andare oltre. Questa selezione ora non ci serve più, era soltanto per fare la parte superiore. Fate soltanto l'esterno e non andate vicino alla pupilla perché lo dovremo fare alla fine con molta attenzione. Perché dovremo contornarla. Ok. Ora facciamo un po' di zoom. Riprendiamo il pennello. E facendo molta attenzione, vedete? Andiamo a contornare la pupilla. Qui possiamo entrare. Qui anche. Naturalmente voi sarete molto più attenti di me. Allora, a questo punto possiamo premere Ctrl D per far sparire questa selezione e già a questo punto avremo ottenuto il nostro effetto. Vedete? Però possiamo ancora eseguire delle migliorie. Ad esempio, clicchiamo nella lista dei livelli sul livello numero 1, dove c'è il nostro Sharingan, e andiamo a prendere lo strumento Sfoca. Ora andiamo ad usare questo strumento su tutte le linee che vedete un pochino sgranate, per esempio tutto il perimetro dell'occhio. E tutte le linee interne, vedete? Non è necessario, però l'effetto finale, fidatevi, sarà molto migliore, soprattutto durante uno zoom o semplicemente durante la normale vista, apparirà comunque molto più naturale, sembrerà veramente uno Sharingan reale, non un fotomontaggio. Ecco qua. Ce l'abbiamo quasi fatta. Naturalmente io sto facendo molto veloce, voi farete molta più attenzione di me, sarete molto più bravi. Ecco qua. Adatta lo schermo. Questo è il nostro effetto finale. Ora dobbiamo salvare l'immagine. Faremo File, salva con nome. Io vi consiglio di Sharingan. Io vi consiglio come formato di utilizzare questo PNG. È un formato ad alta qualità e moltissimi social network comunque permettono il caricamento di questo formato. Penso no, praticamente tutti. Faremo salva. Quando ci chiede interallacciato o no, mettiamo nessuno. Ok. Ora andiamo a vedere il nostro file. Eccolo qui. Eccolo qua. Vedete? Anche zoomando comunque resta una buona qualità. E niente, amici, questo lavoro è terminato. Ci vediamo con il prossimo tutorial e probabilmente vi farò vedere come creare un mille falchi. A proposito, se volete dei tutorial dedicati o particolari, scrivete qui sotto e anche nei commenti e
naturalmente lavoro tempo permettendo, cercherò di accontentarvi tutti quanti. Ciao ragazzi e alla prossima! Ciao!